Allora, adesso torniamo a parlare di moda, che in qualche modo avevamo già anticipato con la pillola precedente. Lo facciamo con Valeria Mangari, che è presidente e leader di una società che si occupa, di un'azienda che si occupa di innovazione nella moda sostenibile. E mi diceva che ha addirittura 2000 brand al Brand, proprio sì, attivo. di cui 1000 sono ecosostenibili. Uno più bello dell'altro, storie avvincenti, appassionanti. Oggi ne sentirete quattro di E queste. vedremo, no? Ne vedremo, esatto. Abbiamo chiesto loro di presentarci un outfit per ognuno di loro, uno barra due, perché i minuti sono contati. Non potevo portarvi 1000 brand. E comunque vedrete veramente dove la scienza incontra la moda, perché ricordiamoci che e la moda è una storia che parte dall'agricoltura e finisce in comunicazione, perciò è strettamente legato a tutto ciò che noi coltiviamo e poi come lo comunichiamo, come lo indossiamo. Dobbiamo fare molto più lavoro di consapevolezza sui consumatori, è quello che la Sustainable Fashion Innovation Society fa a livello proprio di consapevolizzare il consumatore perché tra una t-shirt normale e una sostenibile deve comprare quella sostenibile. Cosa vuol dire quella scelta per il pianeta? È questo. Dicevamo prima nella pillola, diciamo, che abbiamo visto prima, che appunto la moda è un settore estremamente inquinante, no? Per fare Molto, questa mamma mia. t-shirt, tanta acqua ci vuole, per fare un paio di jeans tanta acqua Sì. ci vuole, eccetera, eccetera. E tuttavia possiamo anche dire che la moda è uno di quei settori economici che si sono portati più avanti sul tema della sostenibilità. Per esempio, quando Assolutamente. Greenpeace ha lanciato quella campagna mondiale per la moda sostenibile, la maggior parte dei sostegni venivano proprio da aziende italiane e noi Assolutamente, su questo ci siamo, bravo, no? ci tengo tantissimo che tu lo dica perché è veramente importante. Noi siamo i maestri del Made in Italy nel mondo, siamo amati e osannati per il nostro Made in Italy. Però il World Economic Forum ci avvisa, la moda è il settore più inquinante al mondo dopo quello petrolifero. Com'è possibile? Il 10% delle emissioni globali di gas serra, la moda ne è responsabile, il 20% delle dissipazioni idriche totali, la moda ne è responsabile. Perché? Perché l'80% dei tessuti viene bruciato. Questo viene bruciato per esubero, per eccesso, perché ne producevamo troppo. Parlo al passato perché parliamo di dati pre-Covid, perciò recentissimi, però vediamo se questa pandemia ha cambiato qualcosa. Secondo me sì, Marco, perché c'è molta più consapevolezza, perché ognuno di noi ha passato il lockdown a casa, si è reso conto che non avevamo bisogno di tutto questo esubero negli armadi e alla fine ci è servito tanto per capire tante cose. Per entrare di più nella logica dell'economia circolare, cioè dell'utilizzo, Bravissimo, riuso, bravissimo. riciclo. Di uso e riciclo, perché se pensi che il 60% degli abiti a livello globale sono fatti di poliestere, il poliestere non è biodegradabile, con i lavaggi 600.000 tonnellate annualmente di poliestere, che sarebbero microfibre, si attaccano al plancton, che rientrano nella nostra catena alimentare attraverso il pesce naturalmente, ed è sempre italiano naturalmente lo studio abbastanza recente che ci ha fatto trovare tracce di plastica nella placenta umana. Perciò cosa aspettiamo? Dobbiamo andare avanti sul tema Sì, dell'economia del riciclo, circolare, del riciclo. assolutamente. Nuovo poliestere non se ne deve più fare, bisogna utilizzare solo quello che già abbiamo. Perciò introdurre veramente questa, la filiera deve rinnovarsi, se pensiamo, insomma, non è possibile andare avanti altrimenti. Abbiamo sentito prima delle pillole interessantissime anche sul PET, le bottiglie di plastica che vengono recuperate negli oceani, isole intere che galleggiano. Ora da queste isole di PET si creano abiti, tessuti meravigliosi che vedrete qua fra un Oltre che istante. nuove bottiglie, perché adesso fortunatamente Assolutamente. abbiamo introdotto quella novità legislativa per la quale il PET al Bravo. 100% e non al 50% Bravissimo. come era prima, perché è così, le Bravissimo. bottigliette di plastica possono essere fatte con la cosa. Molto bello, molto interessante. Vogliamo cominciare a Iniziamo allora, vedere, vediamo queste perché vediamo eccellenze sul italiane. campo, diciamo, Dai, le cose. vado.